E ciao a tutti ragazzi, io sono Zobo e benvenuto in un nuovo video sempre a tema anime. Oggi infatti siamo con le 10 curiosità su Nathan Adams, protagonista di Yo-Kai Watch 1 sia nel gioco che nell'anime. Detto questo, prima di cominciare il video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Ma detto questo, non vi rubo altro tempo e cominciamo subito con le curiosità. Numero 1. Le sue apparizioni. Nathan appare in tre diversi punti fra giochi e anime. Appare nel gioco di Inazuma Eleven Go Galaxy come personaggio scansionando un QR code ottenendo appunto gli elementi richiesti. Appare in Cardfight Vanguard dove Nate e Gibanyan appunto vanno a fare un breve cameo durante l'episodio 18 mentre guardano l'esibizione di Tomi Kozuchi al concerto. E appare anche come un personaggio nel gioco di Dumbbell Sinking War, dove il suo robot LBX è un gatto vampiro con i colori di Gibanyan. Numero 2. L'etimologia del suo nome giapponese, ovvero Keita, ovvero un nome comune che può essere letteralmente tradotto come vita grasso, mentre il suo cognome è Campo Celeste. Tuttavia il kanji significa vista o scena o contatore di scene se si parla in ambito teatrale, ed è anche una forma alternativa che significa ombra. Numero 3. Nell'anime Nathan ha paura di andare dal dentista, vedere sua madre arrabbiarsi ogni volta che non le obbedisce o dice cose crudeli su di lei. Numero 4. Gli yokai che Nathan utilizza nella versione demo dello Yo-Kai Watch in battaglia sono Gibanyan in alto al centro, Tattletail in alto a destra, Wolkappa in alto a sinistra, Noko in basso a destra, Komasan in basso al centro e Manjimut in basso a sinistra. Numero 5. Da bambino il colore principale di Nate è sempre stato il rosso, ma ad adulto il suo colore principale sembra essere cambiato in un blu. Numero 6. Nathan Adams sembra avere il maggior numero di episodi doppiati in inglese dell'intero franchise di Yo-Kai Watch. Uno per Yo-Kai Watch, Yo-Kai Watch 2 e i restanti episodi dall'1 al 76 del doppiaggio inglese. Uno per il doppiaggio in inglese asiatico, uno per Yo-Kai Watch Blaster e uno per la terza stagione del doppiaggio in inglese di Yo-Kai Watch 3. Numero 7. Nathan ha una controparte nell'era Sengoku che viene chiamata Naoto. Invece, Yo-Kai Watch 2 Psycho Spettri, oppure nell'anime e nel manga, viene chiamato Kinosuke. Numero 8. Lui, insieme a Katie, è il primo protagonista umano di cui il nonno è morto. Il secondo è Madara Tamada. Numero 9. In MN011, Nathan festeggia il suo compleanno. Tuttavia, la data non viene mai rivelata esplicitamente, nonostante ciò il fandom considera che la messa in onda di questo episodio, ovvero il 18 giugno, lo conti come il suo compleanno. Ed infine, numero 10. In Y School Heroes c'è uno studente in Y Academy che assomiglia a Nate. Non si sa se sia la sua controparte Gem, il suo discendente, oppure nessuno dei due. Ragazzi, il video termina qui. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Detto questo, vi ricordo anche di lasciare un commento sotto il video per dirmi appunto se il video vi è piaciuto oppure di consigliarmi sempre nuovi video da fare. Passate anche da tutti i miei social che trovate sotto in descrizione. Ma detto questo, noi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre a tema anime.